contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti, siamo presso l'associazione Vogherè e siamo qui per parlarvi di un evento che si terrà domenica 17 settembre alle ore 17 presso il Giardino delle Idee in via Felice Cavallotti 16. L'evento si intitola Gosperando in un mondo migliore e il protagonista è il San Germano Gospel Choir. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie per essere qua con noi. Allora, raccontiamo un pochino questo coro, qual è la storia, come è nato, da chi è composto anche soprattutto. Sì, ecco, noi siamo il San Germano Gospel Choir, che è sede a Rivanazzano. Le componenti, le coriste e i coristi, poi vi diremo, abitano sia a Rivanazzano che nei paesi limitrofi, ma anche a Voghera, perché la maestra nel lontano 1978 da Voghera approdò a Rivanazzano e fondammo questo coro. E adesso passo direttamente la parola alla maestra Isabella Salvo Scarabelli. Ecco, com'è nata proprio l'avventura di questo coro, di questa esperienza? Allora, io sono stata chiamata dal parroco di Rivanazzano quando avevo 15 anni per formare un coro, senza darmi particolari dritte. E quindi una volta alla settimana andavo e avevo tutte ragazzine degli 11-13 anni. Io ne avevo 15, quindi eravamo più o meno coetanee. Siamo cresciuti insieme e dopo un po' di anni abbiamo cominciato a partecipare a rassegne corali, mentre prima eravamo solamente il coro della chiesa. Quindi dalle rassegne corali abbiamo organizzato concerti e il gruppo si è sempre ampliato fino ad arrivare a circa 20 componenti. Poi negli anni 90 c'è stata un po' una novità rispetto al nostro programma liturgico e religioso. Abbiamo aumentato il repertorio. La mia collega corista vi racconterà tutto il seguito. Ci racconta un po' l'evoluzione che ha avuto tutto questa avventura, questo coro. Sì, l'evoluzione del coro a partire dalla fine degli anni 90 ed è stato un film molto famoso, Sister Act, che ha dato la svolta, nel senso che da quel momento si è pensato e si è avuto l'idea di cominciare a cantare gospel e da lì quindi il repertorio è stato sempre arricchito negli anni a venire e il gospel è diventato praticamente il genere predominante. Si è aggiunto poi al gospel, sono aggiunti dei canti spiritual e dei canti africani. Gospel e spiritual, come alcuni possono pensare, non sono due sinonimi, perché lo spiritual ha origini molto più antiche, era un canto spontaneo che nasceva spontaneo nelle piantagioni di cotone, gli schiavi, per consolarsi, per diciamo sopportare la sofferenza, quindi non era un canto scritto, veniva tramandato verbalmente da persona a persona. E il gospel invece nasce agli inizi del Novecento con influenze del blues, del jazz e viene trascritto, quindi lo spirito in un certo senso che viene trascritto in musica. E quindi adesso il nostro repertorio, come dicevo, è principalmente gospel e spiritual. Partecipiamo tutti gli anni a un workshop che viene tenuto vicino a Milano dalla Feder Gospel Choirs, che è un'associazione di cori gospel a livello nazionale. È un weekend molto intenso, sono 3 giorni di canti, si imparano canti nuovi, si conclude tutto alla fine con un bellissimo concerto, 100-150 persone sul palco, molto insomma coinvolgente. Quindi una grande evoluzione, un repertorio molto ricco che domenica 17 settembre farà tappa proprio al Giardino delle Idee di Voghera, è corretto? Esatto, allora 17 settembre vi aspettiamo alle ore 17, il programma comprenderà qualche canto africano tra cui sia Amba in lingua Zulu, poi ci sarà uno spiritual Swing Low, Joshua e Amazing Grace sono due spiritual anche loro e When the Saints Go Marching In che molti conosceranno. Vi aspettiamo. Rinnoviamo quindi l'invito. Grazie, sì sì, rinnoviamo l'invito a tutti quanti, ringraziamo Voghera per averci invitato nel suo Giardino delle Idee e ringraziamo anche Occhio Pavese per l'intervista. Grazie a voi e quindi mi raccomando non perdetevi questo bel appuntamento. Grazie. Grazie. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti.
E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.